festival si svolge come consueto la prima settimana di agosto e quest'anno sarà dal 3 al 7 agosto. Il 3 debutteremo con Michele Giovagnoli. Michele è un caro amico già invitato in altre edizioni del festival, è un alchimista selvatico, come si definisce, un ricercatore spirituale che negli ultimi 2 anni ha riempito le piazze di tutta Italia col suo messaggio di amore, di pensiero libero e di consapevolezza. Seguirà poi un'installazione di Alessandro Giampaoli, pittore e fotografo, e poi ci sarà la presentazione del mio 6° album che si chiama Nocturnalea, registrato in sessione notturna proprio al Teatro Libro del Monte Nerone, e con tra l'altro anche fotografie e immagini dello stesso Alessandro Giampaoli. È una sorta di canalizzazione musicale che presenterò con un album che uscirà in tiratura limitata, circa 100 copie, appunto in questo festival. Il giorno dopo, il 4 agosto, ci sarà invece la consueta serata poetica con un omaggio doveroso a Pierpaolo Pasolini. Ci saranno quindi Stefano Sanchini, Loris Ferri, Loris Falconi, Pictor e Francesco Ameris, che è un musicista, che diciamo un vocalist sperimentatore, e con il sottoscritto che terrà, diciamo, con il suo pianoforte come collante musicale con tutta questa giornata. Venerdì sarà una giornata altrettanto particolare, in quanto faremo un gemellaggio con un altro festival che ha debuttato recentemente a maggio, è Alezzaia Festival a Urbino, agli inizi di maggio, un festival molto interessante di filosofia, arti, musiche sperimentali, che prenderemo in blocco e ospiteremo in una giornata intera. Tra l'altro, ecco, come dicevo prima, ci saranno dei duetti per la prima volta inediti, tra cui quello che farò con il musicista e ricercatore elettronico Petrolio, oltre a un nutrito cartellone che vedrete, insomma, consultando anche la nostra pagina Facebook. Sabato sarà la giornata più intensa, con un debutto di un trio, i Chakra Kachara, un nome molto particolare, un nuovo progetto con pianoforte, sitar e violino, e ci sarà lo Sleeping Concert, che mentre il pubblico dorme in tenda o in sacco a pelo o contempla le stelle, quindi sarà una musica di accompagnamento che durerà circa 4-5 ore fino all'alba, in cui ci sarà il consueto, anche quello, concerto all'alba. Andremo a finire il giorno dopo, che sfocerà nell'ultima giornata, che è una giornata in collaborazione con Cittadini Liberi Pesaro, con Liberi Insieme. Ci saranno anche in questo caso dei workshop, ci sarà Andrea Bizzocchi, Davide Rossi che presenterà il suo ultimo disco, quindi insomma saranno 5 giorni dal 3 al 7 agosto molto molto pieni e molto nutriti.